Ciao a tutti e bentornati sul canale. Qualche settimana fa abbiamo fatto un viaggio a Roma per andare a trovare dei nostri amici e così ne abbiamo approfittato per vedere tre borghi nei dintorni della capitale. Questi paesi sono perfetti se volete fare una gita in giornata mentre siete in viaggio a Roma. Ora, prima di iniziare, se volete sostenerci nel nostro lavoro, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati con tutti i nostri prossimi video. Scoprite quali sono i tre borghi che vi consigliamo. Vitorchiano è uno dei tantissimi borghi storici che potete visitare nella Tuscia viterbese. Questo territorio, anche se ci siamo stati per poco tempo, pensiamo che sia senza dubbio una delle zone più belle che abbiamo attraversato nel Lazio. Uno splendido alternarsi di antichi paesini e fitti boschi che creano un paesaggio unico. Il borgo medievale di Vitorchiano è davvero straordinario. Un intreccio di vicoli e piazzette, con suggestivi panorami sulla forra del Fosso Acqua Fredda, di cui potete godere dai tanti belvedere che incontrerete sul vostro cammino. Il suo caratteristico colore grigio è dato dal peperino, con cui è costruito interamente il centro storico, situato su enormi massi della stessa roccia di origine vulcanica. La vegetazione intorno al borgo è incontaminata e bellissima. Sembra quasi che stia per raggiungere il centro per ricoprirlo con il suo mantello verde. A pochi chilometri da Vitorchiano si trova un luogo unico nel suo genere, il più antico parco di sculture del mondo moderno, il Sacro Bosco di Bomarzo o Parco dei Mostri. Realizzato a partire dalla metà del XVI secolo, dall'allora signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, è ancora oggi avvolto da fascino e mistero, un luogo capace di generare reazioni diverse in ogni visitatore. Le statue, enormi e mostruose, creano un labirinto di simboli che vogliono trasmettere sempre qualcosa a chi le sta guardando. Bellissima la scritta incisa su una delle sfingi che trovate all'ingresso, che recita: «Voi che per il mondo andate errando alla ricerca di meraviglie alte e stupende, venite qui, dove tutto vi parla di amore ed arte». Niemi è stata una bellissima scoperta. Ci è stata consigliata dai nostri amici che abitano a pochi chilometri da qui e che oggi sono in viaggio con noi. È una piccola cittadina che sorge in una magnifica posizione, quasi al centro dei Colli Albani, all'interno del famoso parco regionale dei Castelli Romani. Adagiata su un'altura che domina tutto il piccolo lago vulcanico di Nemi, il suo centro è un gioiello rimasto praticamente immutato dal 600. Le pendici del cratere vulcanico e i dintorni del borgo sono folti di vegetazione e questo ha sicuramente contribuito all'origine del suo nome. Infatti in latino Nemus significa bosco. A rendere Nemi così speciale sono anche le fragole. Questi piccoli frutti rossi vengono utilizzati per creare diversi prodotti tipici locali, come marmellate, liquori e prima tra tutti la deliziosa crostata con crema e fragoline. Non potete venire qui e non provarla, è eccezionale. Tutta la cucina romana ci piace molto in realtà. Per pranzo, ad esempio, abbiamo provato pasta alla gricia e gnocchi alla romana, entrambi fantastici. Per smaltire il pranzo camminate fra i vicoli fino al belvedere per avere un panorama magico sul lago e sul borgo. Situato sulla sponda sudorientale del lago di Bracciano, Anguillara Sabazia è uno splendido borgo lacustre posto su un promontorio molto scenografico. È una piccola perla poco conosciuta rispetto alla vicina e più famosa Bracciano. A noi è piaciuta da subito, grazie alla posizione particolare del borgo, al colore caratteristico delle case, molte delle quali rimaste intatte dal 500, e al lungo lago, perfetto per una passeggiata rilassante. Per arrivare in centro storico si attraversa una porta cinquecentesca che un tempo era l'unico punto di accesso al paese. Arrivati alla chiesa di Santa Maria Assunta, sarete nel punto più alto di Anguillara. La vista sul lago di Bracciano è davvero bellissima.
potreste partire da qui per esplorare il parco naturale di Bracciano e percorrere la strada panoramica che circumnaviga tutto il bacino di origine vulcanica, scoprendo paesaggi davvero incredibili. Cosa dite, vi sono piaciuti i borghi? Speriamo proprio di sì. Magari scriveteci nei commenti qualche altro luogo del Lazio che volete consigliarci per un nostro prossimo viaggio. Se il video vi è piaciuto, per supportarci lasciateci un like e iscrivetevi al canale così non vi perdete i prossimi video in uscita. Alla prossima! Grazie, ciao! Ciao!